Buongiorno a tutti, oggi è martedì 5 maggio, allenamento di oggi. Allora, sì, l'allenamento oggi è abbastanza duro, cerco sempre di alternare allenamenti più duri e allenamenti un po' più leggeri, pure perché lavorando sempre sulla stessa tipologia di allenamenti, quindi sempre sul metabolico, senza sovraccarichi, è un po' più complicato fare forza, riusciamo a fare pure quella, ma siamo comunque limitati. Dobbiamo alternare almeno l'intensità degli allenamenti. Detto questo, si parte col warm up. Allora, il warm up di oggi è abbastanza semplice. Facciamo un round di Tabata. Vi ricordo che Tabata sono 20 secondi di lavoro, 10 di riposo. Faremo 4 esercizi che ripeteremo singolarmente 2 volte. Quindi totale, come dicevo, 8 round. Si parte con gli squat. Quindi facciamo. Parte il tempo, 20 secondi, squat, ok, schiena dritta, l'ho ripetuto 1000 volte, postura, le spalle devono rimanere in linea col dorso del piede, perpendicolari, ok, immagino di avere un muro davanti, quindi evito completamente questo tipo di movimenti, ma anche evito questi tipi di movimenti. Cioè di scendere con le ginocchia in avanti così. Ok, questa è la posizione giusta. 20 secondi questo, 20 secondi piegamenti. Metto un po' in diagonale così. Retroversione del bacino, addominali contratti, il peso tutto scaricato sulle braccia. Porto il petto a terra, il bacino no, e ritorno su. Tocco su. Ok. Se non ce la faccio così, sono un beginner, poggio le ginocchia, ma vado sempre a toccare col petto e ritorno su, sempre tenendo la retroversione del bacino. Poi abbiamo sit-up, tocco terra, tocco i piedi, dritto salgo su, ok? Tocco terra, dritto salto su e per finire burpees, un po' in diagonale, giù, rientro gambe larghe, schiena dritta, batto su. Ancora vedo fare anche dei istruttori di altissimo livello questo tipo di risalita. Non va bene perché è un carico sulla colonna vertebrale, anche se non ho il bilanciere qua, non devo mai stare con la schiena in questa posizione e risalire su. Ok? La schiena, quando vado su, il lombare sta contratto. Sto giù, dritto, su, si accorciano i movimenti e non si infiamma la colonna. Ok, quindi due round di squat. Due round di piegamenti, due round di addominali e due round di burpees. Oppure, volendo, se vi vengono pesanti due consecutivi, potete fare 1-1-1-1 e ripeterli. Sempre 8 round sono totali. Ok, dopodiché passiamo al circuito. Circuito abbastanza semplice. Dobbiamo fare 500 goblet squat, che ora vi faccio vedere. Ogni qualvolta ci fermiamo perché ci stanno esplodendo le gambe, andiamo a fare 10 Russian twist per poi ripartire. Quindi sta a voi fare più squat in goblet position possibili per evitare di fare migliaia di Russian twist. Allora, vi faccio vedere quello di cui sto parlando. La porto sul petto, la tengo stretta, ok, come ho spiegato prima per lo squat, lo stesso lavoro si fa con la kettlebell, scendo dritto, scendo giù sotto il parallelo, torno su, scendo, su, ok, facciamo finta che riesco a arrivare a 50, 70, 80 consecutive, finisco, mi metto a terra, sempre con la stessa kettlebell.
Lasciando questi, devo portare la chetta da un lato all'altro. Questo è uno, pam, pam, due, pam, pam, tre. Potete fare con i piedi si alzano, con i piedi a terra. Tre, un po' più facile. Quattro, ok? La cosa importante è ruotare il busto, fare lavorare gli obliqui, ok? Ne faccio 10, mi rialzo e riparto a fare i goblet squat. Dopo che finisco questo circuito recupero 2 minuti, massimo 3, e parto col secondo WOD, che invece è tutto dedicato alle braccia. Abbiamo un 21-15-9, quindi 3 round, un round da 21 ripetute, uno da 15 e uno da 9, fatti con 3 esercizi. Piegamento in verticale, dip nella sedia, chairs dip, e piegamenti. Allora, si parte, mettiamo il ruoto un po' la telecamera, si parte e si fanno gli handstand push up, piegamenti in verticale. E dobbiamo fare 21. Le braccia le metto larghezza spalla leggermente superiore, non più larghe di un metro. Vado su, piego, tocco e estendo. Il mento deve uscire fuori, ok? Se non riesco a fare queste, faccio il push up. Ok? Già l'ho fatto vedere in molti video. Piegamenti sulle braccia, col sedere alto, quindi tutto il carico va sulla componente più alta e un po' meno sul petto. 21, con la sedia bip, vi faccio vedere, ritorniamo qua che c'è la sedia. Sperando che non si sfonda, che per ora... Qualche chilo in più abbiamo messo un po' tutti, io ho sorpassato il limite dei 100 kg e quindi tutto tende a rompersi più facilmente. Andiamo. Sedere più avanti rispetto alla linea della sedia, piego le braccia e torno su. Cerco di non aiutarmi con le gambe, ok, gambe tese, piego, stendo. Le spalle devono arrivare all'altezza gomiti, parallele, e poi torno su. 21 di queste. E 21 piegamenti che già vi ho fatto vedere prima. Ok, buon allenamento. Ci vediamo domani per un po' di lavoro invece con bastone bilanciere di tecnica sul sollevamento.